Buongiorno ragazzi e bentornati per quello che è la nostra lezione sulla moltiplicazione di un monomio per un polinomio. Come dice la definizione qui riportata, per moltiplicare un polinomio per un monomio o viceversa, la proprietà commutativa vi ricordo che recita appunto che cambiando quello che è l'ordine, insomma, dei termini, il risultato non cambia, si moltiplica ciascun termine del polinomio per il monomio, ovvero quella che è quella proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma. Dopodiché si va a sommare algebricamente i prodotti ottenuti. Per meglio comprendere quella che è questa definizione, possiamo guardare l'esempio sottostante, ovvero andiamo a analizzare all'interno della prima parentesi tonda, troviamo quello che sono 1, 2, 3, 4 termini che vengono moltiplicati tutti e quattro per meno 2 terzi x. Ecco, prendiamo la prima parte dell'esercizio e vediamo che un mezzo x viene moltiplicato per meno 2 terzi x, per cui siamo in presenza di una moltiplicazione, per cui se possibile si può semplificare a incrocio e effettivamente il 2 viene semplificato col 2, per cui moltiplicando il termine più per meno, segno meno, 1 per 1, 1 e 1 per 3, 3, abbiamo ottenuto già la parte del coefficiente, ovvero meno un terzo. Dopodiché si va a moltiplicare quello che è x per x, ovvero somma degli esponenti, 1 più 1, perché non sono scritti ma sono sottintesi, 2, quindi meno un terzo x alla seconda. Passiamo al secondo termine, meno per meno da segno più, 2 per 2 da segno da 4, e al denominatore del 2, come se ci fosse sottinteso l'1, per cui 1 per 3, 3. X per x, sempre x alla seconda, e y lo ricopiamo tale e quale. Passiamo al terzo termine, dove più per meno da segno meno, e qui vediamo come il 3 quarti per il 2 terzi possiamo fare lo stesso ragionamento fatto nel primo termine, per cui il 3 si semplifica col 3, mentre invece il 2 col 4 si può semplificare per quale numero? Per 2, per cui 2 diviso 2 viene fuori 1, ma 4 diviso 2 viene fuori 2, per cui 1 per 1, 1, e lo ricopiamo qua, 2 per 1, 2. E lo inseriamo qua sotto. Dopodiché x per y lo ricopiamo tale e quale. Guardiamo adesso l'ultimo termine e vediamo che meno per meno da segno più, 2 per 1, 2, il denominatore non c'è ma è sempre sottinteso ed è 1, e 1 per 3 fa 3. La lettera x la ricopiamo perché non c'è nessun'altra componente per il quale deve essere moltiplicata di parte letterale. Vediamo anche degli altri esercizi, grazie un po', insomma, all'aiuto grafico con queste frecce disegnate. Vediamo il primo termine, cosa succede. Vedete che abbiamo la nostra freccia azzurra, ok, dobbiamo indicare che i due termini presenti all'interno di quello che è la parentesi tonda vengono moltiplicati per un solo monomio della seconda parentesi tonda. Per cui, cosa facciamo? Il 3a si moltiplica per meno 2ab, che è quello che andiamo a scrivere qua. E dopodiché faremo più che cosa? Il secondo termine sempre per il monomio della seconda parentesi tonda, ovvero meno 2b per meno 2ab. Eseguiamo la moltiplicazione, il segno più per meno meno, 3 per 2, 6, a per a alla seconda e b lo ricopiamo. Nella moltiplicazione successiva, meno per meno segno più, 2 per 2, 4. A lo ricopiamo, b per b diventano b alla seconda perché vi ricordo sempre esserci l'esponente sottinteso pari a 1, nella moltiplicazione sommandosi gli esponenti sarebbe 1 più 1 uguale b alla seconda. Vediamo anche quest'altro interessante esempio, esercizio, dove come potete vedere abbiamo quella che è una moltiplicazione del primo termine, un meno posto davanti alla parentesi quadra che vi ricordo andrà a indicare a cambiare in segno opposto quelli che sono i segni all'interno di questa parentesi tonda e vediamo cosa succede, ovvero segno più per più mi dà più, quindi posso anche non scriverlo, 2 per 2 è 4, a per a alla seconda, meno 2a per meno 1, quindi meno per più da segno meno, 2 per 1, 2 e a lo ricopiamo. Meno aperta parentesi quadra e andiamo ad effettuare qua dentro quella che è la moltiplicazione, ovvero 4 per 4a per a, 4 per 1, 4, a per a alla seconda. Meno per più da segno meno, 4 per 2, 8, a, e lo ricopio. Poi meno che cosa? 3 per 2 che fa 6, quindi segno meno 6, meno per meno segno più, 3a e lo ricopio.
e rimane fuori il termine più 5a. Ma qui all'interno succede una cosa molto interessante, ovvero che possiamo notare come ci sono tre monomi simili, cioè tre monomi che presentino la stessa parte letterale, ovvero meno 8a più 3a più 5a. Ed è proprio in questo caso che più 3a più 5a dà origine a più 8a, che con meno 8a si vanno a dividere, per cui risultano essere uguali a 0. Andiamo a ricopiare quello che è il passaggio successivo e abbiamo 4 alla seconda meno 2a meno, e in questa fase andrò a cambiare quello che sono i termini, o meglio i segni dei termini rimasti all'interno della parentesi tonda, per cui questo più 4a diventa meno 4a, questo meno 6 col meno davanti diventa più 6. 4 alla seconda meno 4 alla seconda, essendo opposti, si vanno a dividere, per cui il risultato finale sarà meno 2a più 6. Vediamo sempre all'interno della moltiplicazione, insomma, qua è più un esempio per andare a cercare di aiutarci di capire come la regola spiega quello che è la parte grafica, ovvero per moltiplicare due polinomi si moltiplica ciascun termine del primo monomio, o meglio del primo polinomio, per tutti i termini del secondo polinomio, dopodiché si sommano algebricamente. Possiamo vederlo con l'aiuto della grafica, abbiamo due termini nella prima parentesi tonda e anche due termini nella seconda parentesi tonda, per cui cosa facciamo? 3a lo vado a moltiplicare per 2x e ottengo 6x. 3a lo vado a moltiplicare per meno x, e quindi più per meno segno meno. Quello che è ovviamente la parte inerente al coefficiente sarà 3, e a x, y lo ricopio. Dopodiché la seconda parte, quale sarà? Più 2b per 2x, più per più, 2 per 2 è 4, e b per x, ricopio b per x. Ultimo termine, 2b lo moltiplico per meno y, per cui più per meno segno meno, 2 per 1 rimane 2 e by lo vado a ricopiare. Vediamo ancora questi due velocissimi esempi, di modo che possiamo poi chiudere la nostra lezione. Per cui abbiamo quello che a tutti gli effetti è una prima parentesi tonda composta da tre elementi, mentre invece tra termini la seconda parentesi tonda composta da due elementi, per cui iniziamo 2ax al quadrato che viene moltiplicato per tutta quanta questa quantità, meno 3x moltiplicato per tutta questa quantità, più 7a moltiplicato per tutta quanta questa quantità. Se andiamo ad eseguire le operazioni in maniera corretta, 3 per 2 è 6, a per quello che riguarda a diventa a alla seconda, e x alla seconda per x alla terza, più che cosa? 2a elevato alla seconda, x alla seconda. Passiamo al secondo termine, meno per più da segno meno, 3 per 3 fa 9, a per a alla seconda, x per x alla seconda. Meno per più segno meno, 3 per 1 viene fuori 3, a per a alla seconda, e x lo vado a ricopiare. Più per più, più 7 per 3 è 21, a per a alla seconda, e x lo ricopiamo, più 7a alla seconda. Come possiamo vedere, abbiamo anche qui dei monomi simili, ovvero a alla seconda, x alla seconda, indicata questa retta di colore arancione, e a alla seconda x, indicata questi cancelletti di colore verde, per cui sono monomi simili. Allora li posso andare a sommare o a sottrarre insieme. La prima parte, il 6 alla seconda, x alla terza, li ricopio. E quanto fa? Meno 9 più 2 ovviamente fa meno 7 alla seconda x alla seconda. Quanto fa poi meno 3 più 21? Ovviamente più 18 alla seconda x, e ricopiamo la parte finale più 7 alla seconda. Ecco qui l'ultimo esercizio, poi con il quale terminiamo il discorso sulle moltiplicazioni. Abbiamo quello che è a tutti gli effetti due termini nella prima parentesi tonda e due termini nella seconda parentesi tonda, per cui 2x per x, 2x alla seconda, più 4xy, altra operazione, meno per più mi da segno meno, xy ricopio, e meno per più da segno meno, coefficiente solamente il 2, y per y alla seconda. Anche qui indicato dalla retta rossa abbiamo dei monomi simili, per cui 2x alla seconda ricopio, e quanto fa? Più 4 meno 1 fa più 3xy meno 2y alla seconda. Ultimo argomento, ma in maniera molto analoga rispetto a quello che è la moltiplicazione, è la divisione. E vediamo come per dividere un polinomio per un monomio si divide ciascun termine del polinomio per il monomio, e questa è un po' la proprietà distributiva della divisione rispetto ovviamente alla somma algebrica. E poi si sommano algebricamente i quozienti ottenuti. Per cui guardiamo questo esempio qui. Passiamo direttamente alla fase di calcolo, dove il primo termine è diviso per quello che è il secondo termine e via via discorrendo, per cui abbiamo che
meno diviso meno, un po' come se fosse meno diviso più, non cambia nulla, ma segna sempre meno. 21 diviso 7 fa 3, e x alla sesta diviso x alla seconda, in questo caso divisione, anziché sommare come nella moltiplicazione, andiamo a sottrarre gli esponenti, per cui 6 meno 2 viene fuori 4, y che vale 6 con y che vale 1, 6 meno 1 fa 5, e z lo ricopiamo. Secondo esempio, meno diviso meno segno più, 14 diviso 7, coefficiente vale 2. L'esponente della x, 4 meno 2 vale 2, 4 meno 1 vale 3 e z alla terza lo ricopiamo. Ultimo termine, meno diviso meno fa più, 7 diviso 7 fa 1, quindi posso anche non scriverlo, x alla seconda meno x alla seconda, ecco qua, diventerebbe x alla 0. Vi ricordo che qualsiasi numero da 0 vale 1 e quindi la x mi sparisce, dopodiché ho la y elevato alla seconda è diviso y alla prima, quindi 2 meno 1 rimane 1, quindi y, e z alla quarta lo ricopio. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.